Ciao a tutti, io oggi avrei voluto passare la mia pausa pranzo a disegnare e a colorare, visto che ho iniziato un disegno e lo vorrei finire. Invece no, mi sento di voler dire la mia su un ennesimo video senza senso, secondo me, di Chiara Facchetti. Mi riferisco al video che ha fatto ieri, perché continua questa sua mania di copiare gli altri youtuber, soprattutto americani, e fare queste recensioni on the road, tra l'altro cercando di sembrare anche professionale, ma secondo me non lo è, e quindi è anche peggio. Comunque, ieri ci ha fatto l'ennesimo video con il titolo in cui ci fa sottintendere che ha speso anche un bel po' di soldi per fare questa cosa, in cui è andata al centro dell'estetista cinica di Milano a comprare ben due kit di creme, cremine, cose varie per snellire il corpo e per la cellulite. Ora, fin qui niente di male, perché comunque tutte noi siamo tentate di provare questi rimedi che sappiamo non ci risolvono la situazione, però tutte noi ogni tanto ci proviamo a combattere la cellulite, a combattere un po' di ciccetta, un po' di cose, un po' di ritenzione idrica, ci proviamo tutte, chi più chi meno, anche se sappiamo appunto che i risultati non ci saranno. Comunque, lei ieri prova il kit per dimagrire, per dimagrire appunto le cosce, i fianchi, insomma questa zona, e quindi ci fa vedere cosa contiene la scatola e poi praticamente compila una scheda allegata appunto a questi prodotti, in cui tu devi segnare i centimetri, quindi le tue misure prima, durante e dopo appunto il trattamento, per vedere se funziona, perché a quanto pare questi prodotti sono così tanto miracolosi, e uso questa parola anche se io la odio, perché io non credo assolutamente ai miracoli in generale, però appunto queste creme sembrano veramente miracolose, perché già dalla prima applicazione sembrano che ti facciano sparire dei centimetri, quindi li prova. Il problema è che io ho notato che in questo video, praticamente, in cui appunto vuole fare questa recensione, le chiacchiere sono tante, ma il succo non c'è, nel senso che non si vede per niente quali sono le sue misure prima e dopo questo trattamento. Mi spiego. Secondo me questo tipo di video avrebbe dovuto contenere il momento in cui lei si misura i centimetri nelle varie zone del corpo, in cui appunto ci fa vedere qual è esattamente il numero che segna il metro. Invece questa fase nel suo video non c'è, dice che vuole risparmiarcela, non si sa per quale motivo, ma ci bombarda di chiacchiere inutili, e la scheda che lei compila con queste sue misure iniziali non ce la fa a vedere per bene, quindi non ci fa vedere bene quali sono questi numeri iniziali di partenza, ma si limita semplicemente a farcela vedere così per qualche secondo del video e poi parte all'applicazione. Io, non contenta di ciò, volendo quindi indagare, ho fatto un fermo immagine di questa scena. Dunque, questa è la scheda che lei ci fa vedere. Come vedete, questo è il suo video, e praticamente questa scheda contiene dei numeri che non sono assolutamente veritieri. Perché? Allora, tralasciando la vita, il giro fianchi e i centimetri sotto l'ombelico, che potrebbero anche essere misure veritiere, perché più o meno corrispondono alle mie, che io sono praticamente come lei, alta quanto lei, porto anch'io la 38XS, quindi più o meno qui ci siamo. Ma queste misure qua delle cosce
non sono assolutamente possibili, perché sono troppo corte, cioè sono piccole. Queste potrebbero andare bene come misure di un braccio, secondo me, perché nemmeno la gamba di una anoressica potrebbe avere queste dimensioni. Addirittura l'interno coscia, che è praticamente la parte quella più ampia, quindi è proprio l'attaccatura della coscia, misura 19 cm, che è veramente, cioè, pochissimo. Io non so che misure abbia preso lei per fare una scheda del genere, quindi già qui partiamo male. Avete visto da voi che quelle misure da cui lei parte sono misure irrazionali, impossibili. Le sue gambe non possono avere quelle misure, al limite quelle sono veramente le misure di un braccio, e quindi già qui c'è qualcosa che non quadra. Poi alla fine di tutto il video, di tutto questo trattamento in cui sembra che perda tantissimi liquidi, dice di rimisurarsi di nuovo, non facendocelo vedere, e di sorprendersi poi nel constatare di avere veramente perso un centimetro di qua, mezzo centimetro di là. Insomma, sembra che le sue gambe già siano dimagrite. Ora, e il fatto che comunque tu abbia perso liquidi, perché sembra che questo sia appunto l'effetto di queste creme, insieme appunto a questi pantaloncini completamente di plastica, normale quindi che sudi, è un fatto che di per sé non significa che tu stia dimagrendo, perché non stai consumando massa grassa, ma solo liquidi, che quindi poi riacquisterai subito. Ma il fatto strano appunto è che questo video, che dovrebbe contenere esattamente le clip della misurazione prima e dopo, non le contiene. E vi ho fatto vedere che parte da dei numeri iniziali che non hanno un senso, quindi come fa poi a dire di avere veramente perso questi centimetri? A me sorge un dubbio, e cioè che questo video in realtà contenga una sponsorizzazione non dichiarata di questi prodotti, perché altrimenti non si capisce perché abbia potuto postare, mettere online un video così stupido, fatto male, senza un senso, perché secondo me questo video non ha un senso, proprio perché parte da delle basi senza senso. Questo è il mio pensiero, e io sfido chiunque la segue veramente così in modo cieco, acritico, che sembra pendere dalle sue labbra come se lei ogni cosa che dicesse fosse la verità assoluta, a dire che io non ho ragione, perché, cioè, è evidente che questo video contiene qualcosa di strano, di molto strano, e non sono io a dirlo, ma è il video stesso che lo dice. Quindi questo è il mio pensiero, fatemi sapere se anche voi siete d'accordo con me, se anche voi avete notato questa stranezza, perché a leggere i commenti sotto a quel video sembra che me ne sia accorta solo io di questa cosa che non quadra, e tutte invece sembrano appunto adorarla e venerarla. Ma a me sinceramente sembra che il suo canale non abbia veramente un senso, non c'è nulla di suo, è sempre tutto copiato, e forse veramente il fatto che YouTube sia diventato il suo lavoro si sta notando nel fatto comunque di dover comunque sempre fare video che appunto però lasciano veramente molto perplessi. Quindi questa è la mia idea, è il mio punto di vista, e è quello che ho percepito da questo video. Fatemi sapere se anche voi siete d'accordo. Vi ricordo che sotto trovate il link per tutti i miei social, soprattutto Instagram, dove lì pubblico foto quasi tutti i giorni. E iscrivetevi al mio canale se non siete iscritti, rispondete con un commento, con un mi piace, con qualcosa, attivate anche la campanellina per le notifiche, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!